nasce il quotidiano a Ischia, soprattutto con chi nasce? Ma il quotidiano nasce su iniziativa di Domenico Di Meglio, che praticamente dà prima vita, insieme con, sempre con l'editore Antonio Pinto, di, al settimanale di Ischia, lo sport isolano. Lo sport isolano quindi inizia con lo sport, inizia veramente con un ciclostile che era l'isolano, poi diventa man mano settimanale di Ischia, e la passione e anche questa rete, questa crescita economica di Ischia, ma anche la rete di informazione che riesce a definire con i suoi collaboratori, all'epoca erano Leonardo Comitante, Paolo Mosè, eccetera, eccetera, dà vita nel inizio anni 80 al Golfo, che era un primo tentativo di quotidiano locale a livello nazionale, quindi ha una sua grande importanza questa tappa per il giornalismo ischitano. Ma come avviene la diffusione del Golfo? Ma il Golfo viene, innanzitutto viene, prende praticamente il traino del settimanale di Ischia, che già vendeva una serie di, penso, migliaia e migliaia di copie, quindi lui è stato colui il quale ha diffuso il giornalismo a livello popolare, e dopo, visto questo grande successo del settimanale di Ischia, inizia questa avventura del quotidiano, che, in cui onestamente all'epoca ci credevano pochi, perché non si pensava che Ischia potesse avere tanto, diciamo così, da scrivere per fare un quotidiano. Invece il quotidiano va benissimo e il Golfo è ancora oggi in edicola. Come viene venduto? Abbinato oppure l'esperimento isolato? Veramente il Golfo viene venduto in maniera autonoma, e quindi praticamente viene distribuito proprio come copia per copia in tutte le edicole dell'isola Ischia, come avveniva per tutti i giornali. Il primo a fare panino, tra virgolette, fummo noi di Ischia Oggi, perché Ischia Oggi per un periodo inizia diciamo così, una alternativa al Golfo durata pochi mesi, e praticamente in quel periodo là, per appunto combattere lo strapotere del Golfo, noi lo abbinammo a Roma, e quindi facemmo uscire Ischia Oggi con il Roma. Poi dopo Ischia Oggi passò nelle mani di altre persone, e il Golfo fece lui il panino con Roma, quindi ancora oggi rimane questo panino. Questa formula. Qual era la differenza tra il settimanale di Ischia e il Golfo? Ma il settimanale di Ischia era un giornale, diciamo, anche egli pionieristico, perché aveva era un giornale molto 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 popolare, soprattutto era di critica politica, ma anche di estrema diffusione nelle classi, in tutte le classi dell'isola Ischia. Il Golfo in realtà ne prende l'eredità, però chiaramente con la cadenza quotidiana si perde quella che era l'evento, perché quando usciva appunto il settimanale era un evento. Il Golfo esiste ancora oggi, cioè viene venduto, viene appunto abbinato a Roma. Qual è oggi il vero quotidiano, cioè il quotidiano più importante di Ischia? Ancora il Golfo? Ma guarda, oggi sono due quotidiani, credo di pari livello. Il Dispari di Gaetano Di Meglio, che poi è il figlio di Domenico, che chiaramente credo venda un po' di più perché è abbinato al Mattino. Cioè oggi viviamo questa crisi dei quotidiani che è diciamo diffusa a livello nazionale. Poi c'è questo Golfo, che comunque rimane un giornale storico dell'isola Ischia e ha la sua importanza, anche se l'abbinamento con il Roma è un po', diciamo, penalizzante per le vendite, perché chiaramente tu col costo di un euro tra il Golfo e tra il Mattino e il Roma preferisci più il Mattino. Qual è secondo te la sfida del giornalismo isolano nel 2019? Sicuramente parte tutto per il web, i social, i giornali, non so, diciamo così, onestamente credo non lo possa sapere nessuno. Io credo che i giornali scritti rimangano sempre, anche se sono dell'opinione che ormai l'informazione è talmente veloce per cui quella quotidiana deve andare per forza in rete. A Ischia c'è la necessità di avere uno o più settimanali che diciamo facciano, però fatti bene, che facciano approfondimenti, inchieste, per quello c'è spazio secondo me. Ischia Oggi, cioè, qual è l'evoluzione del giornale con la nascita del Golfo?
praticamente la rivoluzione è che praticamente tutti gli altri erano periodici, chiaramente il quotidiano, quindi l'idea di Domenico Di Meglio praticamente era molto più al passo coi tempi, nel senso che era la gente aveva fama di informazione, quindi i giornali hanno questo loro apice negli anni 80, che è l'apice, diciamo così, massimo nella storia del giornalismo ischitano, perché c'è una maggiore richiesta di informazioni, di notizie, di approfondimenti, soprattutto perché Ischia all'epoca era ricchissima, cioè non dimentichiamo gli anni 80, Ischia, anni 80 e parte dei 90, c'è una delle ricchezze più diffuse d'Italia, una delle maggiori d'Europa, quindi i giornali, anche rispetto a quella che era la lotta politica, la lotta economica, eccetera, svolgono una funzione importantissima. Prima parlavi di social e della velocità a cui viaggia oggi l'informazione. Uno degli strumenti più utilizzati è WhatsApp, no? Che è uno dei maggiori veicoli di comunicazione e di messaggi di svariato genere, da quelli appunto lavorativi agli appuntamenti, a diventare una sorta di agenda, a scambiarsi insomma messaggi d'amore. Ma esisteva Ischia, però ho scoperto che poi in realtà questa formula era diffusa in tutto il resto d'Italia, ovviamente sotto diversi tipi di strumenti, ecco, non necessariamente i giornali. Esisteva un giornale, se così possiamo dire, un raccoglitore, che è Ischia Gratis. Sì, in realtà Ischia Gratis fu l'unico in Italia a pubblicare non solo le inserzioni commerciali, ma anche i messaggi che si scambiavano i ragazzi, e questo fu il suo grande successo, perché all'epoca lo fece mio fratello, era un'idea di Elio Valentino, e praticamente pubblicava tutti i messaggi che si scambiavano i ragazzi nelle scuole. E praticamente tieni presente che l'uscita... Come funzionava questo scambio di messaggi? Funzionava che praticamente in ogni scuola, in ogni luogo importante dell'isola, di aggregazione importante, tipo il Calise, tipo il bar, tabaccherie, eccetera, eccetera, c'erano queste cassette fatte da Ischia Gratis, in cui ognuno andava lì e metteva il proprio messaggio, che poteva essere sia il messaggio, diciamo, di inserzione commerciale, ma sia anche il messaggio d'amore alla ragazza, all'amante, quindi tutta questa sorta di intrighi che si creavano con i messaggi. E il lunedì, martedì veniva pubblicato sul giornale, quindi praticamente molto spesso, diciamo quasi sempre anonimi, però tra di loro poi si capivano, diciamo, chi erano, e il giornale andava a ruba, perché chiaramente questa logica di era un giornale gratuito, quindi basato sulle pubblicità, e quindi questa cosa che pubblicavano i messaggi diventava, come dire, anche motivo di discussione, di dibattito, di gossip, esattamente. Vogliamo leggere qualche messaggio, perché insomma adesso siamo tutti curiosi. Ne leggiamo qualcuno, li prendo a caso. Ah, questo mi sembra simpatico. Per Carmela, una che si crede bella, ti ha definito una lucertola, ma lei più che una lucertola assomiglia ad una iena. Firmato Fabio da Monterone. Wow. Sì, erano tutti i messaggi che si mandavano appunto ragazzi e ragazze, magari qualcuno anche deluso, come in questo caso, in cui si manifestava appunto tutto quello che era il gossip isolano. Per Tony e Marco, anche se siete scemi vi voglio bene lo stesso, bye Susi e Checca. Ma questi di che anni parliamo però? Questo è degli anni 90. Fine anni 90, questo è del 1990. Inizia a metà anni 90, chiaramente tieni presente che questa era l'unica forma di pubblicità di quello che era la messaggistica, perché non c'era WhatsApp, non c'era internet, non c'era Facebook, quindi praticamente si scambiavano questi messaggi. Quindi il cerchio si chiude. Noi siamo venuti in emeroteca per realizzare questa trasmissione partendo dall'idea che ciò che non è più reperibile su internet, che racconta la storia dell'isola di Ischia, ecco, abbiamo parlato nelle puntate precedenti dei cantastorie, del delitto commesso nel paese di Fontana, dell'impiccagione a Campagnano, cose che sul web insomma non ce n'è proprio traccia. E chiudiamo quindi
con questo concetto che è importantissimo, scoprire quelli che sono i tesori inediti, che a quanto pare sono custoditi per la maggior parte qui in emeroteca. E proprio questo esperimento di Ischia gratis, è insomma il cerchio che si chiude. Quindi un messaggio per tutti quelli che insomma non la conoscono, non conoscono questo luogo e dovrebbero farci un salto. Ma oggi è facile comunicare con un post di Facebook o con un sito web, però dietro il sito web e dietro il post di Facebook c'è tutta la storia della comunicazione e del giornalismo. Chi vuole approfondire la storia o vuole capirne di più sull'isola di Ischia, l'emeroteca diventa una tappa obbligata.